Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video sul mio canale dove andremo a commentare il sorteggio di UEFA Champions League finita da poco. Un sorteggio che ha regalato diverse combinazioni particolari, diverse combinazioni molto curiose, molto belle da vedere. E per le italiane diciamo che è andata bene a 3 su 4 e purtroppo quell'uno che manca dei 4 quarti, a 3 quarti è andata bene, al quarto appunto non è andata bene quel quarto, è la mia squadra del cuore, ovvero l'Inter. Andiamo ad analizzare un attimo prima girone per girone delle italiane, perché adesso devo fare mente locale perché non mi sono segnato niente, ma tutto nel mio cervello. Il Milan in prima fascia ha beccato Chelsea in seconda fascia. Secondo me il Chelsea comunque è sicuramente un avversario difficile, sicuramente sarà magari la favorita, ma penso che il Milan se la possa giocare. Non è secondo me la peggiore pesca della seconda urna, perché c'erano squadre peggiori e perché il Chelsea è molto presto per valutare, però mi sembra leggermente più debole rispetto agli scorsi anni e quindi secondo me poteva andare peggio, anche se comunque ovviamente non sarà sicura, sarà una bellissima partita e non sarà una passeggiata, anzi il Chelsea comunque a bocce ferme secondo me parte favorita per questo girone. In terza fascia invece il Milan è andato bene, per me Salisburgo che ha beccato il Milan è una delle squadre diciamo così meno temibili della terza fascia e sicuramente, intanto scusate qualche rumore dalla strada. Sicuramente è una squadra interessante, ma che comunque no, così non mi sembra possa impensierire più di tanto, ma dare un po' di fastidio sicuramente. E in quarta fascia mi parla Dinamo Zagabria, che comunque sia è una squadra che in questo girone non, anche essa non sembra avere tante speranze di impensierire Milan e Chelsea. Sicuramente non sono squadre da sottovalutare perché in Champions, ma in generale nel calcio, non ci sono squadre da sottovalutare. Ogni partita va affrontata e comunque ci sono delle trasferte, delle partite difficili sempre che devi giocare, che devi vincere. Per quanto però il Milan tutto sommato è andata bene, comunque essendo prima fascia aveva già ottime possibilità che andasse bene e così è stato. Per quanto riguarda la Juve, ha beccato in prima fascia il PSG, una delle squadre più difficili, se non la più, una delle più comunque. Secondo me quest'anno il titolo se lo giocheranno PSG, Bayern e Manchester City, quindi il PSG sicuramente è molto difficile, però poi in terza fascia Benfica, poteva andare meglio, poteva anche andare peggio, ma sicuramente il Benfica è una buona squadra, ma non è più forte della Juve neanche lontanamente. E in quarta fascia Maccabi Haifa, quindi la Juve comunque ha tutte le carte in regola assolutamente per passare questo turno, magari come seconda e non come prima. Per quanto riguarda invece il Napoli, al Napoli è andata bene. Al Napoli è andata bene perché essendo terza fascia chiaramente non poteva capitarti un girone da passeggiata, però ha beccato l'Ajax in prima fascia, il Liverpool e i Rangers in seconda e quarta fascia, ma il Liverpool sicuramente era la più difficile, probabilmente la più difficile della seconda fascia e i Rangers comunque una delle squadre più fastidiose della quarta. Però essendo in quarta fascia il fatto che ci sia l'Ajax, che abbia pescato l'Ajax nella prima urna sposta gli equilibri, nel senso che il Napoli è comunque la favorita per passare dopo il Liverpool e questo non era per nulla scontato, dato che c'erano tantissime combinazioni per le quali poteva uscire un gruppo della morte per il Napoli essendo terza fascia. All'Inter invece è andata molto male perché c'è il Bayern che è una squadra che è abituata a dare veramente scoppole pesanti a ogni squadra, soprattutto i gironi. Il Bayern che è partita a razzo nella Premier League, nella Bundesliga, ha segnato 15 gol se non sbaglio in 3 partite, ne ha subiti 1-2, sembra aver trovato il suo equilibrio anche Nagelsmann con qualche dubbio tattico che c'era l'anno scorso, mandando via Lewandowski, con l'acquisto di Mané sembra andare veramente a 2000, con questo 4-2-2-2 Nagelsmanniano. Sicuramente è una delle avversarie, secondo ve l'ho detto, una delle contendenti al titolo che sembra veramente far paura. Il Barcellona che si è veramente rafforzata tantissimo ed è una squadra tosta, veramente tosta, che ha una grandissima tradizione ovviamente con questa competizione, ma in generale ha appunto preso Lewandowski tra i vari acquisti, Lewandowski che tra l'altro affronterà il suo recente passato che è il Bayern Monaco, ma oltre a Lewandowski è veramente una squadra sempre più completa con gli acquisti che sono stati
fatti questa estate. Poi ci siamo noi, che comunque eravamo la terza fascia più difficile, più forte, e quindi è un vero gruppo della morte, Viktoria Plzeň, che nonostante sembri comunque una squadra cuscinetto, una squadra che ha già giocato più volte la Champions, e poi noi dell'Inter lo sappiamo che negli ultimi anni abbiamo spesso perso punti contro squadre che sembravano squadre così morbide, e quindi è una squadra che non va sottovalutata. Quindi sicuramente ce la possiamo giocare. Io l'ho detto fin da subito, ancora prima dei sorteggi, vedo che siamo in terza fascia, ma questo girone veramente va passato. Va passato, lo dico senza paura, non me ne frega nulla della testa alta. Va passato questo girone. Che sia Bayern, Barcellona, Viktoria Plzeň, questo girone va passato. Siamo in una situazione economica difficile. Passare il girone sarebbe fondamentale anche dal punto di vista economico, e veramente mi roderebbe troppo non passare il turno. E dobbiamo crederci, ma non soltanto crederci, veramente entrare con l'attitudine di avere come obiettivo vero, non come sogno, ovvero l'obiettivo di passare il turno, di passare il girone. Noi siamo l'Inter, sono le altre che devono aver paura di noi. Sicuramente non siete fortunati, ma bisogna avere veramente un'attitudine determinata per puntare a passare il turno, a passare il girone ed andare più avanti possibile giocando partita per partita. Sono comunque entusiasta, la Champions League è una competizione straordinaria, magica, e quindi forza ragazzi, forza Inter.